30.600 immigrati regolari, di cui 13.000 cinesi, 4.000 albanesi, 3.000 rumeni, circa 2.000 pakistani e 1.600 marocchini. Una città multietnica, Prato, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con la crisi economica, arrivando fino a 10.000 persone sotto la soglia di povertà. Un prezioso sostegno per loro viene dall'Emporio della Solidarietà, promosso da Caritas Diocesana, Provincia, Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che ogni settimana aiuta circa 1.000 famiglie residenti, italiane e straniere, di cui 150 con neonati. In occasione della visita di Papa Francesco il prossimo 10 novembre, l'Emporio ha scelto di donargli un'opera a segno di carità e la campagna Adotta una famiglia per riempire i carrelli della spesa e piatti vuoti tramite la raccolta di esuberi alimentari presso supermercati ed imprese. Ma spesso ciò che viene raccolto non basta a soddisfare i bisogni ed ecco quindi l'impegno proposto, un'opera concreta di carità condivisa, adottare una famiglia con il contributo di 60 euro annuali, 5 euro al mese, in modo da poter acquistare i prodotti di prima necessità destinati agli scaffali dell'Emporio. È un segno di carità che può muovere i cuori di ciascuno a partecipare proprio alla visita del Papa, non in maniera formale, ma che sia attenta alla realtà che viviamo nella nostra città. Tutti i cittadini sono invitati a contribuire attraverso una semplice procedura collegandosi al sito web emporio.prato.it, compilando un modulo ed effettuando il proprio versamento che servirà ad acquistare il dono alimentare. Quest'anno inizia anche l'anno della misericordia, dove c'è proprio avevo fame e mi avete dato da mangiare. Credo che mettere insieme il sinodo della famiglia, l'Expo e il recupero della merce e l'anno della misericordia, credo che sia il segno, il dono più bello che possiamo fare al Papa.